per le strade, la gente mi grida Flavio, oh, Flavio, oh, oh, Flavio. Se tu sei un vero king, te di gridare Flavio, oh, Flavio, oh, oh, Flavio. Quando passo per le strade, la gente mi grida Flavio, oh, Flavio, oh, oh, Flavio, 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 Flavio. La gente pensa che è proprio vergogna del mio stile. Sì, cammino a testa bassa perché c'è come nel dire. Nei miei versi parlo di ciò che penso e ciò che faccio. Piazza della Repubblica ospita la giornata della creatività studentesca, ne parliamo con Valentina Lomaglio, vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti. Siamo qui oggi dopo molti sacrifici che sono stati fatti per organizzare questa giornata, però siamo molto numerosi perché gli studenti ci tengono ad avere un loro spazio a potersi esprimere e qui oggi ci esprimeremo in moltissimi modi, sia con la musica, come potete vedere ci sono band studentesche, sia attraverso il disegno che attraverso lo skateboard, insomma tutte quelle discipline che poi si svolgeranno oggi. Quanti giovani partecipano? Partecipano moltissime persone, basti pensare che ormai voi saprete che queste cose si diffondono molto su Facebook, quindi ci sono gli eventi e cose varie, già soltanto all'evento Facebook abbiamo 600 partecipanti, quindi ho buone, diciamo, buoni presentimenti per quanto riguarda la partecipazione. Quali sono le prossime iniziative in programma? La prossima iniziativa in programma sono la sfilata delle ragazze del liceo artistico regionale e poi ci sarà dall'1 alle 4 il contest di speed painting, quindi i ragazzi avranno 3 ore per disegnare e il vincitore avrà la possibilità di trasformare il suo disegno in grafica per magliette che poi verranno rivendute. Quale messaggio lanciano gli studenti nisseni con questo genere di manifestazioni? Prima di tutto io ci tengo a lanciare un messaggio molto chiaro, che è quello che c'è la volontà, non è vero che Caltanissetta è morta, perché Caltanissetta c'è nel momento in cui gli studenti, nonostante tutto, esprimono veramente la volontà di fare qualcosa e di dare un segno a questa città. Quindi quello che è il mio auspicio è che magari con queste nuove lezioni, con diciamo il vento fresco che si respira, queste cose diventino all'ordine del giorno e sia veramente possibile vivere una città a misura di studenti.